Buongiorno a tutti ragazzi del vostro Paolo Inter, spero che state tutti bene, tutto ok. Ci rivediamo dopo quel video che ho fatto sul Milan, quel video, quella specie di video sfottò, anche se comunque penso che sia stata una cosa, un video simpatico alla fine, non credo che sia stato un video pesante, un video chiaramente che derideva il Milan, visto che in questo momento il Milan è una squadra allo sbando e nessuno, penso che anche gli stessi milanesi siano i primi a dirlo, a dirla questa cosa qui. Era solo praticamente una constatazione appunto riguardo la situazione dei cugini. Anche se si usa dire io non ho cugini, comunque dei cugini appunto per identificare comunque l'altra squadra di Milano, come disse Prisco, la terza squadra di Milano, perché prima ci siamo noi, poi c'è la Primavera dell'Inter e poi c'è il Milan. E volevo fare questo video sul, chiaramente, sulle battute di Prisco, mi perdoneranno i miei amici milanisti, ma Prisco è stato un personaggio, un grande tifoso dell'Inter, un ex dirigente dell'Inter, amato anche dai rivali, amato anche dagli juventini, dagli stessi milanisti, perché era simpatico, aveva queste battute. Il mitico avvocato Prisco, pace all'anima sua. Questo video voleva essere un video appunto per cercare di capire, per far capire forse a certe persone, non credo agli interisti, perché gli interisti come me, penso che più o meno, almeno quelli un po' attempati come me, nel senso che hanno, si avvicinano ai 50 anni, ma anche molti giovani secondo me sanno, cioè conoscono l'Inter nel senso anche da un punto di vista storico, da un punto di vista di tradizione. Non credo che sia solo una prerogativa, l'interismo non è solo una prerogativa dei più vecchi, è una prerogativa anche dei più giovani. Chi tifa Inter, certo, la tifa a modo proprio, con il suo modo di tifare, come tutti, perché ogni individuo chiaramente vive le cose a modo proprio, giustamente. E quindi, no, il mio era solo una breve considerazione sull'interismo. L'interismo, cos'è l'interismo? L'interismo soprattutto per far capire cos'è l'interismo ai tifosi delle altre squadre. L'interismo è una passione viscerale per una squadra di calcio che, come dice la canzone, quella di Elio e Storie Tese, visto che adesso al Meazza mettono sempre su quelle, hanno messo da parte Pazza Inter, una canzone che praticamente rifletteva, diciamo, alla perfezione un po' la natura pazza della nostra Inter, di una squadra comunque capace di risultati eclatanti, una squadra che magari ti vince una partita in maniera, diciamo, quasi tennistica e poi magari ti crolla con una squadra piccola. Quindi la pazzia dell'Inter, ecco, questa è una cosa che andrebbe anche approfondita. L'interismo viene anche appunto un po' rappresentato dalla canzone di Elio e Storie Tese, visto che è la canzone comunque che adesso mettono sempre su a Meazza appunto in occasione delle partite della nostra beniamata. L'interismo è appunto, come dice la canzone, che dice: la Serie A nel nostro DNA. Come sapete, noi siamo l'unica squadra che non è mai retrocessa in Serie B, quindi non sappiamo neanche cosa significa la Serie B, la Serie C, le serie minori. E non rubo il campionato, ad esempio, dice la canzone, riferendosi chiaramente alla Juventus, visto che la Juventus molte volte, noi abbiamo chiaramente un la nostra, diciamo, il nostro essere anti-juventini è viscerale, perché è una rivale, diciamo, praticamente forse la numero uno per noi, rispetto al Milan. Però anche il Milan, diciamo, come a livello di extracittadina, a livello di squadra proprio con cui praticamente conviviamo, perché coabitiamo, perché praticamente è lì,
è una squadra, una nostra rivale storica, quindi le nostre due rivali storiche, che sarebbero poi le tre squadre, Inter, Juve e Milan, sarebbero poi le squadre con un palmarès più grosso delle altre, nel senso che sono le squadre più vincenti in Italia e in Europa a livello come squadra italiana, ecco, perché Inter e Milan hanno vinto 18 scudetti, hanno vinto, vabbè, il Milan ha vinto 7 Champions League, l'Inter ha vinto 3 Champions League, la Juventus 2, la Juventus ha vinto più di 20 scudetti, quindi diciamo che sono le tre squadre forse più tifate dagli italiani e le squadre che hanno vinto di più, ecco, a livello di palmarès e di trofei. E cosa dire dell'interismo? Sarebbe molto lungo parlare dell'interismo. L'interismo, un po', ecco, come dice la canzone sempre di Elio Storietese, voglio riferirmi soprattutto alle parole di questa canzone perché sono molto significative. Cosa dicono? È una continua sofferenza arrivare alla vittoria. L'Inter è una squadra che, allora, intanto o si odia o si ama come squadra. C'è chi la odia in maniera proprio viscerale, c'è chi invece la ama la follia. Noi interisti chiaramente amiamo la nostra Inter alla follia. È una squadra che dà gioia e dolore. Se andiamo a vedere la storia della nostra Inter, è una squadra piena di successi, scusate, una storia piena di successi, di trofei, ma anche di cadute rovinose, anche se non abbiamo mai avuto l'onta della retrocessione. Abbiamo forse negli anni 20, adesso abbiamo fatto uno spareggio per non retrocedere, però non siamo mai retrocessi in Serie B. Quindi comunque l'Inter è una squadra che ha una grande tradizione di Serie A, perché è la squadra che ha disputato, l'unica che ha disputato tutti i campionati a girone unico di Serie A. Prima dei vari gironi Lombardo, Piemontese, Emiliano, perché prima del campionato girone unico, come sapete, il campionato italiano era diviso a gironi territoriali, nord e sud e centro. E quindi diciamo che l'interismo è una cosa molto, molto vasta, un sentimento molto vasto. Una situazione di sofferenza, una situazione di gioia sfrenata, perché non siamo una squadra che vince sempre. Diciamo, ultimamente abbiamo vinto, grazie a Mourinho, abbiamo vinto 5, grazie a Mourinho e Mancini, abbiamo vinto 5 scudetti consecutivi. Prima erano anni che non vincevamo uno scudetto, prima di loro due. L'ultimo scudetto che vincemmo fu quello del Trap, lo scudetto dei record dell'88-89, quindi è passato più di un decennio, possiamo dire. Poi c'è stata appunto l'epopea di Mancini e poi di Mourinho, dove abbiamo proprio toccato il tetto del mondo perché siamo riusciti addirittura a vincere la Champions League nel 2010 e a fare il triplet, che è comunque un cosiddetto treble, viene chiamato treble, che è sicuramente una cosa prestigiosa perché siamo l'unica squadra italiana che ha raggiunto le triplette, che sarebbe appunto Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Quindi Scudetto, Campionato Nazionale, Coppa di Lega Nazionale e Coppa dei Campioni, ex Coppa dei Campioni, Champions League. Poi addirittura abbiamo vinto anche la FIFA World Cup, la Coppa del Mondo. Vabbè, l'anno dopo abbiamo vinto di nuovo la Coppa Italia nel 2011. Però ecco, diciamo che l'Inter ha avuto, diciamo, le sue vittorie sono state molto, diciamo, hanno avuto una cadenza quasi decennale le sue vittorie. E adesso sono passati lunghi 9 anni da quel 2010, da quel 2000, sì, da quel 2010 sono passati 9 lunghi anni e siamo là sopra. Quindi è un Inter che sembra essere tornato una grande Inter. Io adesso, un po' per scaramanzia, un po' perché comunque non voglio correre troppo, mi sembra un Inter comunque una vera Inter, questa qui, una vera Inter della tradizione dell'Inter del passato, degli anni dell'Inter di Foni che vinse 2 scudetti consecutivi, della grande Inter di Herrera che vinse 3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, eccetera, eccetera, della
della, possiamo dire anche della grande Inter di Mourinho, perché anche quella fu una grande Inter, diciamo anche di Mancini, perché Mancini comunque due scudetti, tre scudetti li ha vinti, quindi. E quindi cosa dire? Sembra che siamo tornati grandi. Io chiaramente non dico niente. E l'interismo è anche questo, è questa passione sfrenata. Molte volte, come ad esempio anche fa parte dell'interismo, fanno parte dell'interismo anche le delusioni cocenti, come sapete, con Simone, quando c'è Carini, c'è il famoso rigore non dato per Ronaldo, dove praticamente ci fece perdere lo scudetto. 2000, come sapete, il 5 maggio. 5 maggio purtroppo la partita con la Lazio, dove noi per tutto il campionato praticamente eravamo primi in classifica, eravamo in testa, sembravamo ormai addirittura d'arrivo, e poi quella partita con la vittoria poi della Juventus a Udine fu proprio una delusione fortissima, ecco, perché non riuscimmo quindi a vincere lo scudetto, che eravamo lì. Poi tanti altri episodi della storia dell'Inter, come anche ai tempi della grande Inter, la papera di Sarri nel 67, dove anche in quel caso lì purtroppo dovemmo regalare lo scudetto alla Juventus all'ultima giornata, quindi una rivale storica anche con la quale abbiamo un odio proprio, un odio fortissimo anche dovuto a certi episodi calcistici, un po' come la Fiorentina ce l'ha con la Juventus per altri propri episodi, come Baggio, esatto, la Fiorentina c'ha anche la Fiorentina c'ha della ruggine per altri motivi. E quindi la Juventus possiamo dire che la Juve è la nostra prima rivale storica a livello calcistico. E poi c'è il Milan come squadra comunque della stessa città e dei derby, ecco, dei derby di Milano. Quindi l'interismo è una cosa molto vasta. Questa è una cosa che secondo me bisognerebbe. Ci sono tanti, tanti personaggi che hanno parlato di interismo, Beppe Severgnini, tanti altri che hanno scritto libri sull'Inter, e quindi ci sono tante cose da dire. Io adesso la chiudo qui, magari riapprofonderemo il discorso più avanti. Comunque l'Inter è una passione non da tutti, ecco, quello che voglio dire è questo, di fare Inter non è da tutti, quindi come dicevo all'inizio l'Inter o si odia o si ama, e chi la ama sa cosa significa anche soffrire, non riuscire a vincere magari all'ultima giornata uno scudetto, o essere anche penalizzati dagli arbitri, noi sappiamo poi, cioè, sarebbe il discorso lungo di Calciopoli, sarebbero tanti discorsi da fare. Ma non è il momento, secondo me è giusto anche per una questione di tempo. Cioè, dovrei fare un video di mezz'ora, ecco. E sono già scusata 13 minuti, quindi niente, quindi l'interismo. Approfondiremo un po' questo. Vi ho detto qualcosina, vi ho fatto un po' un'infarinatura dell'essere interisti. Però approfondiremo l'argomento più avanti, magari con altri video, magari tra una disamina e una pagella che farò. Ecco, adesso vediamo. Io vi saluto, ragazzi, un bacione. Buon martedì a tutti. Buon lavoro per chi va al lavoro e buona giornata. E come dico sempre prima di chiudere, amala sempre e comunque. Ci vediamo, non lo so, forse ci vediamo domani sera per la live, forse non ci vediamo, adesso vediamo, domani spero di riuscire a farla, domani sera per Barcellona Inter, poi ci vedremo giovedì per la mia solita disamina e venerdì pubblicherò le pagelle. Io vi saluto ragazzi, un bacione, ancora un abbraccio dal vostro Paolo Inter e buona continuazione. Naturalmente sempre Forza Inter. Ciao!